So che quello che ti interessa veramente quando si parla di dieta è qualcosa di concreto, uno schema, la scelta degli alimenti, insomma un vero e proprio programma. Purtroppo devo dirti che un programma del genere non esiste, o meglio, non esiste uno generico. Se tutte queste diete che ti vendono come miracolose, che sono già preconfezionate, metodi vari, intrugli, funzionassero, saresti già magro. E non staresti guardando questo video. Allora, cosa fa veramente la differenza? Il concetto è questo: preferisci essere consolato con delle bugie, essere preso in giro o invece affrontare la realtà nel modo corretto per risolvere il problema? Nel primo caso puoi anche smettere di guardare questo video, ma nel secondo caso seguimi e cercherò di darti delle soluzioni pratiche, delle soluzioni concrete per arrivare all'obiettivo. I presupposti per la riuscita del programma sono a monte e riguardano come interpreti e come affronti questo programma. Sono il dottor Enrico Veronese, nutrizionista, e se mi segui in questo video ti dirò da che base devi partire e che tipo di dieta devi fare per avere dei risultati concreti, mantenerli nel tempo e soprattutto non avere fame. Però, se ti interessa l'argomento nutrizione affrontato in modo semplice, da cui puoi trarre spunto, seguimi su questo canale YouTube. Metti mi piace su questo video, clicca sulla campanellina e fai anche le tue domande. Alle tue domande risponderò in una rubrica specifica. L'approccio corretto è fondamentale e se manca il programma per te non diventerà mai uno stile di vita. E immancabilmente verrà interrotto con il recupero del peso più tutti gli interessi. Quindi basta cercare scorciatoie e vediamo i punti fondamentali per procedere. Partiamo da cosa non si deve fare. Quello che sicuramente non devi fare è una dieta di restrizione. Non c'è niente di più frustrante che fare una dieta, ancora magari nel periodo della menopausa, perdere peso per qualche periodo e poi riprenderlo in breve tempo e con tutti gli interessi. Faccio una dieta, perdo 15 kg e poi nel giro di 3 mesi riaumento di 20. Un vero disastro, sia per la salute, il metabolismo si blocca, addio altre diete, ma anche per la psiche, si genera una forte frustrazione e delusione che può addirittura sfociare in depressione. Non basta perdere peso, ma il peso perso non deve essere più recuperato. E il risultato lo devi mantenere nel tempo, senza fatica e fame, se no non si consoliderà mai uno stile di vita. Bene, seguitemi ora, perché prima vedremo di chiarire il concetto di dieta che funziona e poi nel finale vi dirò i 3 modi pratici da inserire nei vostri programmi per arrivare all'obiettivo e raggiungere lo scopo. Chiariamo bene il concetto di una dieta che funziona. Una dieta che funziona deve far perdere il grasso e non il peso generico, come ho già spiegato molto bene nel mio video Dimagrire Mangiando, che vi consiglio di andare a guardare. Il dimagrimento deve essere estetico, se no poi la gente ti chiede se sei ammalata. Ma soprattutto deve fare in modo che il risultato venga mantenuto nel tempo, se no è come aver messo i soldi in borsa, prima aver guadagnato, poi averli ripersi tutti e magari averne aggiunti ancora. Succede così nelle diete. Prima perdete peso, poi lo recuperate tutto e poi ne viene ancora di più. La dieta giusta non è la dieta che fa perdere peso, la dieta giusta è la dieta che fa perdere peso e dopodiché crea le condizioni per non recuperarlo, se no è stato tutto inutile. Con questo presupposto,
tutte le diete che ci hanno dato, che ti hanno dato risultati solo temporanei, sono sbagliate. Non è colpa tua se non sei riuscito a farla e soprattutto a mantenerla. Erano diete completamente inadatte a te, non erano compatibili con la tua vita. Intraprendere una dieta impossibile e poi cadere in frustrazione e darsi la colpa perché non si è riuscito a farla è un errore molto comune. Il più delle volte la colpa non è tua, non sei tu che non hai avuto sufficiente carattere. La colpa è di chi ti ha dato questo programma, perché questo programma era infattibile alla base. È come se tu andassi in palestra e un istruttore ti facesse fare l'esercizio con 100 kg e poi ti facesse sentire in colpa perché non sei riuscito a farlo. Il problema non è tuo, il problema è di chi vi ha proposto questa cosa sbagliata. Bene, con questo presupposto pensa a quante diete hai fatto senza risultati e pensa a quante volte sei stato troppo severo con te stesso, perché la colpa in tanti casi non era assolutamente tua. Quindi è inutile che vai a tirare fuori dai cassetti, quando vai in depressione, la dieta che hai fatto 3 anni prima che ti ha fatto perdere del peso. Se quel peso che hai perso l'hai poi recuperato con gli interessi, vuol dire che quella dieta era una dieta sbagliata e rifarla ti riporta soltanto allo stesso inutile insuccesso. E allora vediamo quali sono gli elementi che devi valutare col tuo nutrizionista per fare una dieta che faccia sì che i risultati si mantengano nel tempo e che tu riesca ad arrivare all'obiettivo. Una dieta per poter dare risultati e fare sì che questi vengano mantenuti nel tempo deve avere le calorie giuste, rapportate al proprio peso. Questa è la prima regola. E per fare questo devi fare una valutazione del tuo reale fabbisogno. Non è che più pesi e meno devi mangiare. È una concezione assurda, completamente sbagliata, esattamente il contrario. Ho un paziente che pesava 150 kg, adesso ne pesa 94, era venuto da me con una dieta insostenibile da 1200 calorie. Siamo riusciti a dimagrire con il doppio di quelle calorie, 2500. E in questo momento i chili persi sono 52 e il paziente ce la fa a sostenere il programma, ci riesce a vivere e a convivere. Quindi se sei alto 1,70 e pesi 100 kg, per dimagrire devi mangiare di più del tuo amico, che è sempre alto 1,70 ma ne pesa 85, ma meno del tuo reale fabbisogno. Vai a vedere il mio video proprio su questo, punti base della dieta numero 4. Ma veniamo al secondo punto chiave, importantissimo. La perdita di peso deve essere graduale, proprio perché dobbiamo perdere peso relativo al grasso e non a altro. Le perdite settimanali eccessive sono del tutto inutili. Quando un organismo perde mezzo chilo, un chilo alla settimana, sei già nel range massimo di perdita sostenibile, ma soprattutto di perdita mantenibile. Quindi non farti prendere in giro da proposte commerciali assurde che ti promettono perdite di peso mirabolanti, miracolose. Ti devi concentrare sulle soluzioni giuste. Se la dieta ti fa perdere troppo peso, poi ci sarà un effetto a rimbalzo e recupererai tutto con gli interessi. Veniamo al terzo punto importantissimo. La dieta, come ho già detto molte volte, deve adattarsi a te. Non sei tu che devi adattarti alla dieta, è la dieta che deve essere personalizzata e adattarsi alla tua vita e alla tua quotidianità. La dieta non deve essere perfetta, ma fattibile. La fattibilità è alla base della riuscita del programma. In genere, il tuo subconscio tenderà a portarti a fare il programma nel modo più perfetto possibile e nel più breve tempo possibile. Cosa che di per sé è irrealizzabile e non è neanche sostenibile, perché l'abitudine si acquisisce per apprendimento e per apprendere ci va tempo. E allora cosa succede? Succede che tu non ce la fai, vai in frustrazione e, scusami il termine volgare, ti dai dello stronzo e per punirti ti metti a mangiare. Questa è una cosa molto comune
È un errore grave, però è prevedibile e va evitato. Come? Ma abbassando l'asticella e creando un modello adatto a te, ma soprattutto conciliabile con la tua vita sociale, affettiva e lavorativa. La dieta giusta che non riesci a fare diventa ovviamente la dieta sbagliata, mentre un modello mantenuto parzialmente si continua e ovviamente si può migliorare in modo progressivo. Sono certo che se tu col tuo professionista riuscirai a centrare e sviluppare questi tre punti nel tuo programma, il tuo obiettivo sarà molto, ma molto vicino. Al prossimo video. Intanto ti ringrazio di aver seguito il video e spero ti sia stato d'aiuto. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto, a presto e ovviamente continua a seguirmi.